Ok, capello? Sì. Ok, pantalone? Ti ho detto di sì, Ceci. Ok, partiamo? Aspetta il braccio. Ceci, pronta? No. L'insicurezza è donna, dicono. E io questa aspettativa l'ho abbracciata in pieno. Ho messo in dubbio per anni, e ahimè tuttora continuo in parte a farlo, le mie capacità, la mia intelligenza, il mio corpo e ovviamente con tutto questo le mie probabilità di successo. Ma so di non essere la sola. È un po' come se ciascuna di noi fosse affetta dalla nascita da un'insicurezza cronica che poi inevitabilmente si traduce in un disperato tentativo di essere perfette in tutto e per tutto, di raggiungere quella vita ideale in cui non facciamo errori e in cui possiamo essere sempre apprezzate. Quella vita che non esiste. Certo, è bello piacere a tutti, è parte della nostra natura, e per fortuna non solo quella femminile, il desiderio di sentirci accettati. E quando questo non avviene, in effetti, per qualsivoglia motivo, ci sentiamo un po' a disagio. Il problema è che se questa diventa un'abitudine, non solo ci stiamo battendo per una causa persa, ma la nostra felicità diventa funzione di una variabile che è del tutto fuori dal nostro controllo, visto che non abbiamo alcun potere sulla percezione che gli altri hanno di noi. Come usciamo allora da questa ridicola spirale che ci porta alla ricerca di un ideale che non esiste, che ci toglie così tante energie da arrivare quasi a paralizzarci? Togliamo il quasi. Per una volta credo che la risposta sia una sola: rompere le regole. Abbraccia chi sei, è proprio la tua imperfezione a renderti unica. E anche degna di nota. E se qualcuno si prende gioco di te, e sia, se tutti ti facessero solo i complimenti, non avresti mai motivo di continuare a migliorare e a crescere. È vero che se non rischiamo non possiamo fallire, ma abbiamo anche perso in partenza la possibilità di riuscire. E allora facciamoli questi errori e lasciamo andare il desiderio di avere un controllo totale sulla nostra vita, perché è impossibile. Puntiamo a piccoli progressi e impariamo da ogni passo, sapendo che non c'è fine alla migliore versione di noi stessi. Un po' come vivere in beta permanente. Le persone giuste apprezzeranno la vera versione di te, ma solo se gliela mostri. E in più non saprai mai chi altro si nasconde dietro la maschera della perfezione, pronto a liberarsi guardando il tuo esempio. Potresti diventare non solo la ragione della tua felicità, ma anche ispirazione per quella di qualcun altro. Se sei pronta a rompere le regole, allora condividi qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti, la frase: sono imperfetta e sono pronta. Saranno le 5 parole più preziose per rendere il nuovo anno indimenticabile. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.